Sta per iniziare e va ora in onda la 40ª puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. 40ª puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 22 ottobre 2012 alla domenica 28 ottobre 2012, ogni giorno a mezzanotte, alle ore 6, alle ore 12 e alle ore 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time, sempre riascoltabili nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net. Bene, cari amici, un calorosissimo ben ritrovati qui dal vostro caro Gianluca, che vi dà il suo solito benvenuto per un'altra nuova puntata di The Rock Band History, come per l'appunto avrete già sentito, giunta alla 40ª puntata, pensate un po' da inizio anno dove eravamo arrivati. E anche in questa puntata parleremo dei Whitesnake, questo grandioso gruppo, naturalmente di fine anni 70, e come al solito londinese della mia amata e non solo Inghilterra, Gran Bretagna, quindi siamo rimasti sempre in zona inglese dopo aver parlato dei Dire Straits nelle primissime puntate, dei mitici Led Zeppelin, di cui è uscito anche il Celebration Day concerto appunto al cinema, visibile la settimana scorsa, mercoledì 17 ottobre. Grandioso, veramente bello, sono andato a vederlo e ve lo consiglio, insomma, per vedere questi grandi vecchioni sempre all'opera. E poi anche dopo aver parlato dei Black Sabbath e prima ancora dei Deep Purple e poi dei Queen, e siamo ai Whitesnake. Vi ricordo le solite cose, che ci trovate nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net, dove potrete per appunto scriverci e lasciare i vostri post, cliccare sulle nostre rubriche e quant'altro. Aspettiamo naturalmente vostre notizie. E poi vi ricordo la nostra trasmissione in diretta web dei lunedì sera, che appunto ritorna, e se volete essere nostri ospiti vi aspettiamo. Scriveteci anche alle nostre caselle di posta elettronica info@saius.com, nonché gianluca@saius.com, per contattarci per qualsiasi cosa riguardi Saius Web Network, quindi Saius Web Radio e Saius Web TV. E poi in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Saius Web Radio, appunto anche lì ci potrete trovare, nonché ascoltare anche durante le dirette o vedere le varie cose che vanno in onda. In Twitter ci trovate con il nome @Saius, tutto attaccato minuscolo. Ed infine su YouTube troverete le cose che il grande mitico Saius carica appunto per voi con il nome Saius Radio minuscolo, tutto attaccato. Quindi mi raccomando, avete tutti i recapiti e i contatti appunto per potervi mettere in contatto con noi tramite questa potente, naturalmente entusiasmante rete di internet, che la tecnologia naturalmente con tutte le sue belle cose ci offre. Proseguiamo allora con la storia dei Whitesnake. E con i Whitesnake eravamo arrivati appunto l'altra volta alla fine degli anni, anzi alla fine degli anni 70, ma ai primi anni 80. Dal 1980 entrò ufficialmente nella formazione l'ex batterista dei Deep Purple, Ian Paice appunto, e ciò portò alcuni critici a supporre che Coverdale stava sostanzialmente per formare una nuova versione dei Deep Purple. I tour britannici li vedevano supportati dalla nuova band di Gary Moore, altro grandioso, pagina all'anima sua che ho visto e che merita veramente grande live, chiamata appunto G-Force. Il disco Radiant Willin, registrato ai Ridge Farm Studios da Martin Birch, entrò nelle classifiche trascinato dal singolo Fool for Your Lovin', uno dei miei preferiti sinceramente, scusate le mie piccole divagazioni personali. E quest'ultimo brano era stato in origine scritto da Moody e Coverdale per il gigante del blues B.B. King, altro vecchione che merita, ragazzi, vedetevelo, perché ormai è la veneranda età di 80 e passa anni, ma è stato grandioso vederlo dal vivo quando è venuto in Italia una delle ultime volte. E tuttavia la coppia decise poi di tenere il brano
per i Whitesnake, Fall for Your Loving, naturalmente. Il disco conteneva anche la canzone Blind Man, eccezionale canzone originariamente inclusa nel primo disco solista di Coverdale. Ready and Willing è considerato da molti il miglior album della band, e naturalmente anche da me. No, scherzo, però è vero. E più tardi, quell'anno, venne pubblicato anche l'album Live in the Heart of the City. Live in the Heart of the City, che è anche appunto tratto da una canzone dei Whitesnake, e il gruppo partecipò ad un tour in Europa aprendo per gli AC/DC grandiosi, e degli States come supporto per i Jethro Tull. Tutti i gruppi, ancora una volta, che ho visto e vi consiglio di vedere dal vivo perché meritano. Il 1981 vede nuovamente i Whitesnake ottenere un grande successo nelle chart britanniche con il quinto disco, come appunto dal nome, dal titolo Come and Get It. E questo album venne registrato al parco di Tittenhurst di Ascot, noto per essere stato luogo di diverse sessioni di John Lennon e poi, diciamo così, di un altro dei Beatles, Ringo Starr. Il conseguente tour nel Regno Unito raggiunse il punto culminante con 5 date dal tutto esaurito all'Hammersmith Odeon di Londra, storico e mitico locale e posto, e la band suonò anche nel ruolo di headliner al famoso Monster of Rock Festival di Donington Park. Tuttavia, al termine degli intensivi tour europei, cominciarono ad emergere degli attriti all'interno della formazione, come purtroppo abbiamo visto peraltro succede un po' dappertutto nelle varie formazioni a tutti i livelli, e che provocarono comunque l'annullamento appunto di alcune date, e si assistette così all'inizio di una vera e propria crisi, tanto che alla fine del 1982 Marsden e Pace vennero allontanati da Coverdale, mentre Moody decise spontaneamente di abbandonare la band, ma venne poi coinvolto e convinto a restare nella formazione dallo stesso David Coverdale. E prima dell'effettivo scioglimento erano già state iniziate delle sessioni per il sesto album, che però vennero accantonate. Dopodiché Coverdale decise di sciogliere il progetto Whitesnake. Gli si presentarono successivamente diverse opportunità di carriera, come ad esempio nel gennaio del 1982, quando venne pressato dal suo management a raggiungere il Michael Schenker Group. Tuttavia, dopo alcune sessioni, i due non conclusero naturalmente l'accordo e tutto finì lì. E il passo successivo fu la proposta da parte dei Black Sabbath. Coverdale incontrò il chitarrista Tony Iommi ed il tastierista Geoff Nichols a Los Angeles per discutere su un eventuale rimpiazzo dell'uscente Ronnie James Dio, grandioso, e pace nell'anima sua, lo cito sempre, è un grande. E ancora una volta l'accordo però non trovò dei risvolti positivi, e Coverdale decise quindi di rimettere in piedi il progetto Whitesnake neanche un anno dopo lo scioglimento, e in settembre riallestì una nuova formazione con i nuovi entranti Mel Galley dei Trapeze, ex Trapeze, alla chitarra, Colin Hodgkinson al basso e Cozy Powell, ex appunto Rainbow e Michael Schenker Group, dietro alla batteria, oltre a Moody e Lord. E il gruppo passò alla pubblicazione del sesto album dal titolo Saint and Sinners in novembre, e al quale aveva partecipato anche il chitarrista Mel Galley in qualità di corista prima ancora di entrare nella band. Il disco era stato infatti registrato dalla precedente formazione prima del breve scioglimento del progetto, e in entrambe le hit Here I Go Again e Cry in the Rain vi fu un, diciamo così, vero successo. Ottennero un buon successo grazie anche alle radio. Here I Go Again è in assoluto uno dei miei brani preferiti dei Whitesnake, e le sessioni per il nuovo album, per il, diciamo così, il nuovo capolavoro diciamo, dico io così, iniziarono nel luglio del 1983, prima che la band intraprendesse un nuovo tour, come spesso accade a vari gruppi quando un album esce, durante il quale fronteggiarono nuovamente il Monsters of Rock di Castle a Donington in agosto. Il settimo album fu Slide It In,
pubblicato nel febbraio del 1984 e venne stampato per la EMI, prodotto sempre da Martin Birch. Seguirono ulteriori date americane di Spalla e Judas Priest e il disco presentava un misto tra le vecchie sonorità ed elementi molto più moderni che Coverdale spinse ad intraprendere. Il frontman durante questo periodo si ricollocò negli Stati Uniti e volle ottenere questo grande successo anche grazie a questo nuovo album nel nuovo continente. Concluderà quindi un contratto con la Geffen Records tramite il nuovo manager della Major, John David Kalodner, che decise di pubblicare Slide It In negli Stati Uniti, ma in una versione aggiornata e rimasterizzata dal produttore della Geffen, Keith Olsen. Coverdale, sperando che in un successo maggiore, acconsentì e si preparò a rientrare in studio per adattare il sound di Slide It In per il mercato americano. Secondo il manager, il disco possedeva una grossa potenzialità, ma necessitava di sonorità ancora più potenti. A questo punto Moody, non concordando con il cantante sulla manovra, decise di abbandonare la band e Coverdale quindi sacrificò anche Colin Hodgkinson, richiamando il bassista dei tempi d'oro, ogni tanto che a me l'addizione parte con la fonetica, Neil Murray, ed affidando il posto vacante così di Moody alla giovane promessa della Six Strings, delle sei corde, John Sykes, grandioso John Sykes che adoro, proveniente dai Tigers of Pain e dai Thin Lizzy, altri gruppi che ho visto e meritano. E qui finiamo con la 40ª puntata di The Rock Band History e l'appuntamento alla prossima in www.sizewebradio.net. Ciao a tutti ragazzi e grazie, ciao.